Lavori di ampliamento nello stabilimento Italsider di Trieste. Il presidente della società, professor Rossi, parla al numeroso pubblico e alle maestranze. Dopo di lui prende la parola il ministro per le partecipazioni statali, Bo. Lo stabilimento di Trieste, che si estende oggi per circa 350.000 metri quadrati ed è dotato di due batterie di forni a coke, di un altoforno, di un'acciaieria e di un laminatoio. Nel 1960 ha prodotto 136.000 tonnellate di coke metallurgico, 169.000 di ghisa, 47.000 di acciaio e 49.000 tonnellate di laminati. Grazie ai nuovi lavori, entro il 1965 la produzione sarà di 280.000 tonnellate di coke, 380.000 di ghisa e 80.000 di lingottiere. Un miracolo di produttività.